La denominazione di via Francigena o Francesca apparsa la prima volta nell'876 e in seguito sempre più frequente, ne indica la provenienza dalla Francia che, nell'accezione medievale, includeva la Lotaringia e l'asse renano fino ai Paesi Bassi. Ma l'origine della strada è più antica. La sua prima denominazione fu infatti quella di via di Monte Bardone, da Mons Longobardorum, che comprendeva la gran parte dell'Appennino tosco-emiliano e stabiliva il confine tra la sfera di influenza longobarda e quella bizantina. Fu proprio a causa della presenza dei bizantini sul litorale toscano, in Lunigiana, in Umbria e sugli sbocchi appenninici orientali, che i Longobardi dovettero cercare un percorso appenninico più occidentale che collegasse il regno di Pavia ai ducati di Spoleto e Benevento, la strada romana che univa Parma a Lucca attraverso il passo di Monte Bardone, l'attuale passo della Scisa, si rivelò la più sicura. Da Lucca scendeva verso l'Arno per sfruttare la valle dell'Elsa fino a Siena e di qui, attraverso corridoi naturali della Val d'Arbia e della Val d'Orcia, raggiungeva il lago di Bolsena per immettersi nella via Cassia fino a Roma. Quando, con l'invasione della Lunigiana e della Marettima, i Longobardi si sentirono più sicuri, mossi dal fervore per la religione cristiana da poco abbracciata e da una strategia di controllo della nuova strada, si diedero alla fondazione di abbazie e monasteri. Nascono in quest'epoca, tra l'VIII e l'XI secolo, la pieve di Santa Maria Assunta Fornovo, che conserva in una nicchia la statua di un pellegrino e all'interno un celebre bassorilievo dell'Antelami. La pieve di Monte Bardone, raggiungibile oggi in un paesaggio mosso e boscoso, abbandonando la strada della Scisa in direzione di Calestano. Ad Aulla i Longobardi fondarono San Capraio, a Pontremoli San Giorgio, a Lucca, che dovrà alla Francigena il suo sviluppo urbanistico, San Martino di Arliano. Quando nel 774 Carlo Magno sconfisse i Longobardi, la via Francigena crebbe la sua importanza perché permetteva ai Franchi il collegamento con Roma. Da allora, fino alla fine del Medioevo, la strada fu l'itinerario obbligato dei viaggiatori e dei pellegrini di tutta l'Europa che volevano recarsi a Roma. Con mantello, cappello a larghe tese legato sotto il mento, la bisaccia appesa alla vita per il cibo, l'alto bastone di legno con la punta d'acciaio detto bordone, tutti benedetti, i pellegrini furono delle figure centrali nell'Europa medievale. Sulla via Francigena si incrociavano i tre grandi itinerari dell'epoca, l'uno diretto a Roma, l'altro a Santiago de Compostela, poiché si passava da Luni per immettersi al di là delle Alpi sulla via Tosolana, e infine il pellegrinaggio in Terra Santa, destinato solo a pochi privilegiati, che prevedeva l'imbarco a Otranto. Come tutte le grandi vie di comunicazione, la via Francigena diventava un potente mezzo di potere, infatti importantissimo era il suo controllo militare. Il controllo militare impediva o favoriva l'incoronazione a Roma perché l'imperatore, se voleva essere consacrato, era soltanto il Papa che poteva farlo e quindi doveva per forza il passaggio più importante era quello della Francigena. Più volte, infatti, questi passi furono chiusi. Per esempio, nell'anno 894, il marchese di Toscana si oppone all'incoronazione di Arnolfo di Carinzia. Ad Alberto II, appunto il marchese di Toscana, impedisce in questo anno ad Arnolfo di Carinzia il passaggio dalla via Francigena, occupando con tutte le forze di cui dispone i valichi degli Appennini, dai quali l'aspirante alla corona imperiale sarebbe dovuto passare per recarsi a Roma a farsi incoronare dal Papa. Un altro momento, ricordiamo gli anni 905-908, quando i marchesi di Toscana, coalizzati con il marchese di Spoleto, si oppongono all'incoronazione imperiale di Berengario, bloccando i passi fra la valle del Po e l'Italia centrale.
e coronazione di Berengario, per loro minacciava il predominio che Adalberto e Berta soprattutto esercitavano su Roma. Un altro momento da ricordare, l'anno 907, anche in questo anno, il marchese Adalberto II fa occupare militarmente il passo di Monte Bardone per impedire il passaggio di Re Berengario, diretto a Roma per essere incoronato imperatore. Anche qui, appunto, i marchesi di Toscana temono che la elezione di Berengario porti a una limitazione dell'autonomia della Marca Toscana.